un'edizione, e devo dire, tanto partecipata, perché da venerdì tutte le sere pieno di gente, ieri partecipazione straordinaria, questa sera lo stesso tantissima gente, quindi è la miglior risposta alla qualità dell'evento. Buona, si mangia bene, c'è musica, ci sono varie attività, quindi complimenti anche all'organizzazione che hanno fatto veramente un bel lavoro. Un lavoro corale di tutti i componenti dell'associazione che organizza ormai da 8 stagioni l'evento più goloso dell'estate fanese. Il detto non sbaglia, qualsiasi cosa si frigga è buona, ma quest'anno la scelta è stata particolarmente apprezzata, come fu per l'insuperabile gelato. Il dolce, si sa, va sempre molto forte. E così l'amaretto, novità di quest'anno, ha riscosso pieno successo, lo dimostrano le file continue per accaparrarsi la gustosa specialità. Le feste dal sapore campagnolo piacciono proprio per gli elementi semplici ma suggestivi che le compongono. Gli stessi elementi che un tempo erano il solo ed unico momento di aggregazione di una comunità. La musica, il cibo sano e genuino, lo stare insieme sono gli ingredienti di successo che hanno portato in questo angolo di Fano migliaia e migliaia di persone nei giorni della festa. Siamo contentissimi, anzi felicissimi direi. Molto probabilmente queste 2 giornate si sono riempite in maniera spaventosa, sia sabato che domenica, probabilmente dal fatto che venerdì non abbiamo potuto aprire i battenti proprio per l'impedimento dovuto al tempo.